Qualche anno fa il Papa, nell'Angelus, commentando la parabola della zizzania e del seme buono, del grano buono, ha definito il demonio come colui che semina la zizzania. Cioè, il demonio, disse Papa Francesco, è uno zizzaniatore. È uno che va seminando di notte la zizzania. Che cosa ci dice questa parabola? Ecco come noi dobbiamo affrontare il problema delle tecniche del demonio attraverso la parola di Dio. Perché la parola di Dio, che è luce, sconfigge le sue tenebre, sconfigge le tenebre del demonio. La parabola della zizzania e del buon seme ci dice che chi semina il male non è Cristo, che il male non viene da Cristo, ma viene dal divisore, dallo zizzaniatore, dal demonio che di notte va seminando confusione. Il regno del demonio è le tenebre, sono le tenebre, è la notte. Il regno di Cristo è la luce. La zizzania e il seme buono devono necessariamente convivere insieme. E noi di questo dobbiamo essere coscienti. Ma, attenzione, dobbiamo essere coscienti con la certezza che Cristo potrà dividere la zizzania dal seme buono, che Cristo dividerà e sconfiggerà lo zizzaniatore, colui che semina e semina odio, divisione, tristezza, illusione, ricchezze fallaci, felicità che non dura. Colui che ti fa illudere che tu sei potente, che tu puoi fare a meno di Dio e degli altri, perché hai tutto. Oppure al contrario, colui che ti fa sentire inutile, colui che ti fa sentire non necessario, incapace, sconfitto, destinato alla infelicità. Vedete come le tecniche dello zizzaniatore sono tecniche, appunto, che sono ambivalenti, ma sono dannose per tutti. Ma anche nel suo seminare, ecco, Papa Francesco, lasciatemelo dire, nell'Angelus del 20 luglio 2014, dicevo, anche in questa riflessione che Papa Francesco fa su questa parabola, qui ci dona ancora tre elementi per essere in guardia, per individuare l'azione dello zizzaniatore, cioè l'azione del demonio, e per appunto correre nella corsa della fede e per combattere la buona battaglia della fede. Tre tecniche il Papa ci ha detto, non solo il 20 luglio del 2014, ma in tante occasioni, tre tecniche per riconoscere quando il demonio semina zizzania nella nostra vita. Ma se volete conoscerle, ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti!